Il trapianto autologo di cellule staminali costituisce attualmente una valida opzione terapeutica per i pazienti sclerodermici. Questo è il risultato di diversi studi all'inizio in aperto, ma poi anche di studi controllati condotti sia negli Stati Uniti che in Europa, che hanno permesso di dimostrare, in particolare lo studio ASTIS, che è stato recentemente pubblicato, ha permesso di dimostrare la superiorità del trapianto rispetto alla terapia convenzionale con ciclofosfamide in termini di sopravvivenza ed in termini anche di stabilizzazione dell'interessamento d'organo, nonché degli ottimi risultati sull'interessamento cutaneo. Tali risultati sono stati evidenziati in pazienti che avevano forme severe di malattia, a fronte di una mortalità correlata al trapianto che risulta comunque essere ancora elevata, per quanto accettabile proprio perché stiamo parlando di pazienti che avevano una forma di sclerodermia assolutamente rapidamente e altamente progressiva. E da qui il fatto di poter considerare appunto il trapianto autologo come un'opzione terapeutica importante, che va fatta condotta in centri altamente specializzati in cui ci sia un buon connubio tra il reumatologo, il centro di reumatologia, che deve essere il centro di selezione del paziente, e il centro di ematologia dove appunto il trapianto viene effettuato. Non c'è spazio attualmente per l'allotrapianto proprio perché la mortalità correlata all'allotrapianto e la possibilità di avere una reazione come la graft non viene considerata eticamente e professionalmente accettabile per questo tipo di pazienti. Ovviamente stiamo parlando di un'opzione terapeutica assolutamente innovativa che non esclude, anzi, deve essere solo un elemento in più, un'opzione in più per quelle che sono già le opzioni terapeutiche che abbiamo per il trattamento delle ulcere e di tutte le complicanze della malattia sclerodermica.